Oggi vi portiamo con noi sulla spiaggia e faremo insieme un unboxing di prodotti da pesca del valore di 100 euro che abbiamo selezionato per voi dal negozio di Temu. Non conosci ancora Temu? Temu è un marketplace in cui si ha la possibilità di acquistare prodotti di ogni genere a prezzi molto vantaggiosi. Inoltre, scaricando l'app di Temu e inserendo questo codice nella barra di ricerca, avrai diritto a un 30% di sconto in più su prezzi già scontati. Potrai accedere al medesimo sconto anche cliccando il link che trovi in descrizione. Abbiamo scelto di acquistare da Temu perché offre tanti vantaggi, tra cui spedizione gratuita e veloce, un'ottima assistenza clienti e tante sicurezze che altri negozi non hanno, come l'adeguamento al prezzo. Ora mettiti comodo e guarda i prodotti che Pesca in Mare ha selezionato per te. Il primo prodotto è un set di cucchiaini artificiali che possiamo lanciare con la bombarda, set di 10 cucchiaini ondulanti, oppure possiamo utilizzarli nella pesca con il barchino divergente. Proseguiamo. Questa è un'ottima pinza, utilizzabile a spinning per slamare i predatori dalle ancorette. Inoltre può avere svariati utilizzi. Pinza multiuso da pesca. Sembra davvero un prodotto di buona qualità. Vi farò sapere con il tempo. Come terzo prodotto abbiamo un portacanne da parete. Un prodotto acquistabile su Temu ad un prezzo ridicolo. Questa è la parte inferiore. E questa è la parte superiore, dove verranno fermate le canne. Tutto sommato vi potrà servire a tenere le canne più ordinate in cantina, ma non vi aspettate che vi duri una vita. Insieme troviamo anche le 4 fish per fermare il tutto al muro. Ecco la nostra esca gommata fosforescente. Anguilletta luminosa. Le spigole sono molto attratte dalle anguillette che saltellano sul fondale. Inoltre, essendo luminosa, di notte sarà ancora migliore. Assolutamente da provare. Un altro portacanne da muro. Simil Raglu. Questa è l'esca per eccellenza del barchino divergente, mirata di solito alla cattura della spigola, ma può avere successo con tantissime specie. Possiamo usarla anche con la bombarda da lancio. Gli ami sembrano essere di buona fattura. Anche questa esca è da provare al più presto. Ecco un paio di guanti caldi e tattici, utilizzabili non solo per pescare. Guanti caldi multiuso. Li proviamo subito. Per la mia mano risultano essere un po' stretti. Però rimane la facoltà di liberare i polpastrelli per avere una buona manualità. Guarda in descrizione, troverai il link per acquistare ognuno di questi prodotti. Inoltre, scaricando l'app di Temu, avrai accesso a milioni di articoli a prezzi stracciati. Questo è un segnalatore di abboccata che permette di inserire al suo interno uno Starlight. Segnalatore di abboccata.
Più in là lo proveremo insieme su una canna da surf casting per capirne al meglio il funzionamento. Il prossimo prodotto è monofilo rivestito. Lo chiamiamo in questo modo perché non ha passato la prova del fuoco, che vedremo di seguito. Consigliamo l'utilizzo di questa lenza per insidiare pesci di piccola taglia, come nel video qui sopra. Sottoponendola a stress si arriccia con facilità e bruciandolo prende fuoco, dandoci conferma di non essere fluorocarbon al 100%. Così è così. Fluorocarbon. Questo sembra che sia un buon fluorocarbon. La prova stress la regge abbastanza bene. Inoltre, la prova del fuoco la supera al meglio, quindi possiamo classificarlo un vero e proprio fluorocarbon. Sicuramente proveremo a pescarci qualche bella orata. Se questo video ti sta piacendo, lascia un like, aiuterà il nostro canale a crescere. Questo è un trecciato multicolor. Trecciato! Al prezzo incredibile di 10 euro possiamo comprare 300 metri di trecciato di diametro 0,54 con addirittura 95 libbre di carico di rottura dichiarato. Stando quindi alle dichiarazioni rilasciate, affideremo il nostro barchino da tempesta e lo testeremo con ben 15 artificiali. Sembra essere davvero resistente. Rimani con noi fino alla fine per vedere il pezzo forte dell'unboxing. Totanara da 3,5. Una totanara diversa dal solito, si può agganciare da due punti diversi. Ha dei bellissimi colori ed inoltre di notte è totalmente fluorescente. Starlight. Un po' sottodimensionata la taglia scelta da noi, ma ottimi per il segnalatore scartato prima. Nonostante le piccole dimensioni, ne proviamo a rompere uno che si fa notare anche con la luce del sole. Tutto sommato, un buon prodotto. Galleggiante da lancio o bombarda. Questi galleggianti da lancio o bombarde possiamo utilizzarli per lanciare esche sottodimensionate a lunga distanza. Totanara economica. Finalmente arriva il pezzo più importante. Abbiamo ordinato questa canna da pesca scegliendola tra una grande vastità di prodotti per adoperarla nella pesca d'edging. La canna che abbiamo scelto è una due pezzi, dalla lunghezza totale di 2,40 m e una potenza di 5/30 grammi.
canna da light spinning. Una canna molto leggera, bella esteticamente, ma sicuramente da testare prima di poterla certificare. Questa è l'etichetta di riferimento. L'alloggio del mulinello sembra essere di buona qualità. Proviamola subito. Passiamo la lenza negli anelli, leghiamo una totonara e lanciamo subito. Abbiamo una buona azione di lancio e nella gercata si comporta bene allo stesso modo. Sicuramente avremo modo di testarla e vi aggiorneremo di conseguenza sulla qualità e la durata. Che dire, questo fantastico unboxing è arrivato al termine. Iscriviti a Pesca in Mare. Potrai vedere tanti altri contenuti come questo e scoprire tutte le novità che usciranno prossimamente sul nostro canale. Ci vediamo presto su Pesca in Mare.